Questa sera Radio Cometa Rossa in compagnia di Stefano Vergani al Circolo Arci Bandiera Bianca di Contorsi Terme. Ciao Stefano. Ciao cari. Allora, Stefano, cantautore, classe 1982 e cantautore dal 2005. Come nasce la tua passione per la musica? Cantautore forse da prima. Nasce per il fatto che ho sempre ascoltato sin da bambino i grandi cantautori del passato, gli anni 70-80. Mio padre era un grande amante e io sono andato a ruota sua. Poi mi hanno regalato una chitarra quando avevo 7-8 anni, ho cominciato a strimpellare e più avanti con l'età a scribacchiare per gioco e poi è diventata una passione e un lavoro. Allora, il tuo è un genere di cantautoraggio fuoco moderato. Sì. Mi dai una spiegazione, anche non troppo specifica, però un qualcosa di... È un cantautorato moderato per il semplice fatto che non c'è molto da dimenarsi, da ballare, da gridare, è qualcosa anche di forte, per cui di fuoco, ma moderata nel senso che comunque sia sempre una sua dimensione piuttosto polleggiata. E ti ispiri a qualcosa, a qualcuno? Come nascono i tuoi testi, i tuoi brani? Io ho iniziato a scrivere un po' per noia, no? E poi perché mentre lo facevo scoprivo una sorta di felicità e di straniazione che mi dava solo quel momento lì. E non ho un'idea precisa, non ho un metodo quando scrivo. Comincio a scrivere i primi due versi che potrebbero essere parte di una qualsiasi canzone, poi prende una forma un po' più decisa andando avanti. Non parto mai con un'idea su farò un pezzo su questo, su quell'altro. Mi puoi dire in modo abbastanza generale la tua carriera dal 2005 fino al 2014? Le collaborazioni? Il primo disco nel 2005, abbiamo preso un premio, il premio Tenco come miglior autore emergente, poi abbiamo fatto un sacco di concerti, abbiamo fatto un secondo disco, sempre con un'orchestrina Puntirolo, si chiama Chagrin d'Amour, abbiamo fatto ancora un sacco di concerti, poi abbiamo suonato sul palco di Villa Arconati, che è un festival molto importante che c'è a Milano, insieme a Gian Maria Testa, poi abbiamo vinto un po' di premi di qua e di là, musica da bere, uno spazio sul pianista, non ricordo. Non sono molto competitivo, mi mettono un po' di ansia. E abbiamo fatto un terzo disco, Allora pensai che mai nel 2011, e ora siamo usciti con questo nuovo Applausi a prescindere. E cosa ne pensi a distanza di anni del premio Tenco? Ne sono cambiate di cose in questi anni, credo che le ha seguito. E mi dici un po' cosa ne pensi? Ma è stata... Anche perché tu sei stato premiato, quindi... È stata sicuramente una bellissima esperienza, mi aspettata, anche perché avevo 21 anni, per cui ero completamente catapultato in un mondo che non conoscevo, che non faceva parte del mio vivere quotidiano. E è stata una parentesi forte che mi ha fatto capire, mi ha dato sicuramente molta più consapevolezza sulle cose poi da fare, su come gestire anche i palchi e tutta la situazione dei live, eccetera, eccetera. E i tuoi progetti per il futuro? È appena uscito il disco nuovo, non ci sto collaborando con Lorenzo Monguzzi, che è ex cantante dei Mercanti di Liquore, che collabora con Marco Paolini. Sono ormai un decennio che scriviamo dei pezzi insieme, ora forse sta prendendo più forma questa cosa, stiamo iniziando a registrare per un eventuale lavoro e poi stiamo portando in giro questo disco un po' in lungo e in largo. Ok, io ti ringrazio. Grazie. Per la chiacchierata e ti lascio a Bandiera Bianca e al tuo live. È andato bene?